noi abbiamo bisogno che le imprese italiane ripartano con gli investimenti e ripartano con fiducia nel futuro. Da questo punto di vista stiamo lavorando con le iniziative che sul piano economico il governo ha fatto e lo stiamo facendo anche attraverso le decisioni sul tema del lavoro, perché l'approvazione del decreto in Parlamento conferma un orientamento: avere regole semplici, regole chiare, la possibilità di assumere tranquillamente. Questo anche per combattere quelle distorsioni che ci sono con le false partite IVA piuttosto che con contratti di collaborazione fasulli. Quindi noi diciamo agli imprenditori: abbiate fiducia, fate i conti con la possibilità che questo paese ha di ripartire con i potenziali che ha, e dall'altro lato potete farlo in un quadro di maggiore certezza. Io credo questo sia un aiuto per i giovani, per quelli che cercano un lavoro, per le imprese, per l'economia italiana, e quindi oggi siamo qui a riflettere insieme ad una grande organizzazione, una grande rete di imprese italiane, proprio perché questo pensiamo sia una delle possibilità più importanti per il futuro del nostro paese.